bene, facciamo quattro chiacchiere. Stasera è sabato e non ci sono. Stasera non ci sono. Oh, basta, basta, calcio, basta. Adesso gnagna e musica. Allora, Stelle, stanno rosicando in un modo particolare, sai perché? Perché questi qui pensano, no? Non si. Allora, non possono iscriversi al campionato l'Inter. Sono stati pignorati, sono falliti, ma rinnovano a 9-10 milioni i calciatori. Ma cosa succede? E come ha detto anche Giuse, questo è un segnale forte. Attenzione. Perché da come dite voi, adesso dovevamo svenderne minimo 5, a come dite voi. Segnale importante, se anche l'Inter inizia a dare 10 milioni a un calciatore, vuol dire che dopo ti faccio un chap, eh? Allora, Steph, cosa sta succedendo? E intanto rosicate, rosicano in tutti i modi, coppi milanisti, capito? Ho visto anche Joe è sempre. Ormai Joe, me lo state facendo a pezzi, Joe. Me lo state distruggendo, Joe. L'Inter rinnova in due giorni e noi. Dietro c'è un progetto forte, anche con Oaktree. Hai capito? Pensaci, Gobbo, tu che sei deficiente, no? Gobbi sono stupidotti, sono gente, capito, da bar, eh? Pensaci bene, se noi che siamo falliti, siamo pignorati, non ci possiamo iscrivere al campionato, rinnoviamo un calciatore 10.000, 10 milioni, Barella vuole pure i suoi soldi, questa cosa deve farti pensare, Pirla. L'Inter, ve l'ho detto, l'Inter sarà un top club come il Manchester City, come il Real Madrid, mettetevelo in testa, l'unica squadra italiana top club sarà l'Inter, mettetevelo in testa, basta, le vecchie glorie sono finite, basta, è tempo di Inter e tu in tribunale. In tribunale, per ogni cosa in tribunale, e Ronaldo, ego e Allegri, sempre in tribunale devi stare tu, e alla fin fine tu sparisci, fidati. Ciao Stelle, è sabato, ciulate.